Grazie davvero Presidente. Adesso presento subito i miei ospiti facendo una piccola premessa, perché oggi andremo a trattare dei temi, si parla sempre di tutta la crisi che è legata alla guerra, però le problematiche c'erano e c'erano anche prima. L'anno scorso chi si occupa come noi di economia già parlavamo di caro energia, il tema della siccità già c'era, il tema degli invasi già c'era, il tema di come affrontare la transizione ecologica e sostenibilità, tutto il tema della sostenibilità già c'erano. E quindi a volte siamo un po' miopi, no, nell'affrontare, andiamo un po' accavalcando le emergenze e poi arrivano gli imprevisti. Quindi la guerra c'è, è un problema serio, ma insomma oggi capiremo come affrontare nel medio e lungo termine tutte queste sfide insomma, che aspettano il mondo dell'agricoltura, ma non solo. Allora ci colleghiamo adesso, vediamo se è con noi Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Buongiorno. Eccolo, buongiorno. Poi Massimo Gargano, direttore generale dell'ANPI. Buongiorno, eccoci. Stefano Mantegazza, segretario generale dell'UILA. Sono qua. E poi, sempre collegato con noi, Maurizio Martina, vice direttore FAO. Dottor Martina. Buongiorno. Eccolo, sappiamo che ci siete. E poi Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti. Sì, qui. E Michele Sirimarco, capo di Stato Maggiore del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri. Buongiorno, grazie di essere qui con noi. Allora, io comincio subito col dottor Giansanti, col presidente. Allora, stiamo parlando di questa emergenza alimentare. Poi voi avete mandato più volte un grido di allarme, soffermandovi su un aspetto, quello dell'autosufficienza, cioè c'è questa necessità per il nostro paese. E le chiedo anche, in tutto questo, in questa situazione, che supporto sta arrivando invece dall'Europa, dalle politiche europee? Stanno andando nella giusta direzione? Innanzitutto grazie e do un buongiorno, ovviamente un ringraziamento al Presidente Piazza, al Direttore Diacetti, ovviamente una ricorrenza importante di 85 anni, un caro saluto ovviamente a tutti gli ospiti in sala. Mi dispiace non essere con voi, oggi io sto facendo un tour in Italia e quindi sto visitando tutta una serie di nostri soci e quindi oggi mi trovo purtroppo fuori da Roma. Ma guardi, io ascoltando proprio i soci in questi giorni, ma continuando un tour che mi porta da ormai da qualche anno a incontrare le aziende, è da tempo che noi stavamo dicendo che si parlava poco di agricoltura e soprattutto quando se ne parlava male. Ora sono 2 anni dopo l'emergenza Covid, purtroppo la guerra, che abbiamo riscoperto quanto sia importante in termini di visione politica, di geopolitica, di strategia, la centralità dell'agricoltura. Un'agricoltura che non è più quella di una volta, è un'agricoltura oggi certamente cambiata, un'agricoltura che sta cambiando, un'agricoltura che dovrà cambiare ancora di più, soprattutto rispetto alle sfide che ci attendono. Quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno tra crisi di mercato e crisi legate al cambiamento climatico devono farci riflettere rispetto a quelle che sono le grandi sfide che ovviamente chiederanno agli agricoltori negli anni a venire molto coraggio, come il Presidente Piazza richiamava prima. Noi abbiamo la popolazione mondiale che tende a crescere anno dopo anno, il reddito pro capite che tende a crescere e la superficie arabile a livello mondiale che purtroppo diminuisce. Quindi dovremo produrre di più cercando di preservare le risorse naturali e questo lo potremo fare solamente grazie al progresso, grazie alla scienza, grazie alla ricerca applicata all'agricoltura. E lo potremo fare anche se ci sarà coraggio da parte delle istituzioni in un percorso in cui si riscopre il valore dell'economia agricola intesa come attività imprenditoriale e non più come attività sociale da sostenere come se fossimo una specie in via di protezione. Se noi andiamo a guardare gli effetti della politica agricola degli ultimi 40 anni, possiamo dire con chiarezza, noi come Confagricoltura lo stiamo dicendo da tempo, che la trasformazione sostanzialmente da una politica economica per le imprese è diventata una politica sociale per il sostenimento del reddito degli agricoltori. Non che questo non sia, ovviamente che non vada bene, perché certamente tutti noi lavoriamo per sostenere, tutelare e anzi aumentare il reddito dei nostri agricoltori. Ma è altrettanto evidente che oggi dobbiamo concentrarci esclusivamente su quelle imprese che operano sul mercato, perché quello è il compito degli agricoltori, che è quello di produrre cibo sicuro in quantità. E quindi rispetto ai grandi temi di strategia, di visione, noi dobbiamo oggi focalizzare l'attenzione su tutte quelle imprese, piccole, medie e grandi, che producono per il mercato. Altrimenti andremo a distorcere risorse economiche verso un modello che ovviamente non può più essere sostenuto.
In questo percorso, ovviamente, come Confagricoltura e anche insieme al Ministero, insieme agli altri colleghi delle associazioni agricole, abbiamo cercato di correggere una politica agricola scritta a Bruxelles che è molto lontana dai desiderata dei nostri agricoltori. La correzione che abbiamo fatto, secondo me, sono state correzioni importanti. Certamente vogliamo cogliere quelle che sono ovviamente le nuove pietre miliari che la Comunità Europea vuole dare, soprattutto sui grandi temi del cambiamento climatico. Noi su questo non ci sottraiamo. Certo, dispiace sentir dire che noi siamo responsabili. No, l'agricoltura è oggi vittima del cambiamento climatico. E se vogliamo cercare di dare ovviamente sicurezza ai nostri cittadini, dobbiamo cercare ovviamente di costruire un sistema di regole e un modello economico in grado di poter certamente costruire un solido futuro per i nostri agricoltori. Agricoltori che oggi si trovano in difficoltà per il caro energia. Oggi noi, come tutti, purtroppo abbiamo un costo della bolletta elettrica, un costo del gas e un costo del gasolio agricolo nel migliore dei casi raddoppiato. Non siamo considerati energivori, la buona parte delle attività agricole, come richiamava prima il Presidente Piazza, si trova sostanzialmente in una situazione di limbo, in negativo, perché siamo tra coloro i quali sono tra gli energivori e i 16,5 kW, quindi stiamo completamente oggi sostenendo un costo energetico che è fuori controllo e che soprattutto non ci permette di poter guardare con ottimismo al futuro. Dall'altro, purtroppo, ovviamente non abbiamo la possibilità, come vorremmo quasi, di poter scaricare a terra quelli che sono gli aumenti dei costi, perché abbiamo una filiera agroalimentare che ancora oggi purtroppo ci vede ancora forse un po' troppo in lite tra le parti. Dobbiamo comunque costruire quindi un nuovo modello agroalimentare per il futuro che metta al centro quindi la visione della strategia volta al rafforzamento della produzione del paese. Perché se la popolazione italiana e la popolazione del mondo cresce, noi dobbiamo accompagnare questa crescita. Poi c'è il grande tema ovviamente del futuro dell'agricoltura con una nuova centralità, una rinnovata centralità anche sui grandi temi dell'energia e dell'ecologia, come è stato richiamato prima dal Presidente Piazza. Noi come Confagricoltura tantissimi anni fa abbiamo voluto dare un contributo nello sviluppo della produzione di energia elettrica, ricordo le grandi battaglie che abbiamo fatto per lo sviluppo del biogas, per lo sviluppo che stiamo facendo adesso del fotovoltaico, per ritornare a parlare nel prossimo futuro anche di biofuel. Io credo che l'agricoltura insieme all'energia saranno le chiavi di volta di quello che dovrà essere l'agenda dello sviluppo ovviamente di un governo forte come vuole essere il governo della nostra amata Italia, ma dovrà essere al centro dell'agenda anche del dibattito parlamentare. Oggi l'agricoltura non può essere un'attività economica di serie B perché il contributo che noi diamo in termini di sicurezza alimentare, il contributo che possiamo dare nello sviluppo di energie rinnovabili che sono sempre più fondamentali in quello che è il grande percorso di transizione energetica è fondamentale. Certo, ci vorranno elementi di sburocratizzazione, dovremo permettere ovviamente a tutte le aziende agricole di essere parte del cambiamento e su questo siamo tutti fortemente convinti. Chiudo con un passaggio per noi importante, il grande tema dello, ovviamente della transizione ecologica. Su questo noi come Confagricoltura siamo fortemente convinti che il grande tema del sequestro carbonio, del carbon farming, debba diventare per tutti noi il futuro e soprattutto il più grande e importante contributo che l'agricoltura dà per migliorare l'ambiente. Sui grandi temi del sequestro del carbonio noi dobbiamo rilanciare attività agricole che fino ad oggi sono state sacrificate, se pensiamo a quello che sta accadendo in Puglia e quello che può e deve essere il contributo ad esempio di tutto il sistema dell'olivicoltura pugliese, il rilancio del sistema vino Italia, il rilancio del sistema proteico in Italia, quindi tutte quelle attività che possono permettere di sequestrare carbonio dall'atmosfera, fissarlo nel terreno e rilasciare ossigeno. In quel percorso il grande dibattito che c'è oggi a Bruxelles deve vederci protagonisti. Come Maurizio Martina sa, oggi ci sono tanti temi in cui l'agricoltura diventa centrale, soprattutto in quelli che sono gli obiettivi, soprattutto di geopolitica. E in quel percorso o l'Europa ritrova una centralità sul futuro dell'agricoltura, in questo l'Italia che verrà, il governo che verrà, dovrà dare il suo contributo, o è evidente che, ahimè, continueremo a parlare di una bellissima Italia, di un bellissimo sistema produttivo agricolo del paese, ma poco performante. E dato che abbiamo iniziato un percorso con Maurizio Martina nel 2015 di rafforzamento del sistema agroalimentare e credo che i risultati siano visibili a tutti e quindi il lavoro, il contributo dato da tutti noi, da tutte le associazioni agricole, abbia portato l'Italia a raggiungere dei numeri record e altri numeri record dovremo raggiungere. Grazie a tutti voi. Grazie Presidente, grazie, so che ha un altro appuntamento, ma se può rimanere collegato e vuole ricollegarsi in qualsiasi momento, noi ci siamo.
Allora, invece, direttore Gargano, abbiamo parlato del tema della siccità. Insomma, sicuramente questo, come dicevamo, non è legato alla guerra, ma insomma è un problema che ci portiamo avanti e ci porteremo avanti sempre con maggior forza. Ecco, cosa stanno facendo? Qual è il ruolo dei consorzi proprio per cercare di ovviare a questa problematica e soprattutto il ruolo della tecnologia a riguardo? Il ruolo dei consorzi va incastonato dentro quelle che sono le loro attività. L'attività dei consorzi è quello di raccogliere le acque quando sono in eccesso, allontanarle dai territori, distribuirle poi all'agricoltura. Operiamo sul 50% del territorio nazionale, diamo l'acqua ad agricoltura di pianura su oltre 3 milioni e mezzo di ettari. Questa è la nostra funzione, un'attività quindi preventiva nella difesa del suolo, del territorio, e qui passo avanti, il territorio. Il territorio per noi è un asset, credo che per questo paese sia un asset fondamentale. Chiaro che questo territorio contiene e conferisce alle attività del paese tutta una serie di valori, valori originali, valori assolutamente distintivi che si tramutano poi in valore di mercato. Passo ulteriore in avanti, come questi valori si trasferiscono sull'agricoltura. L'agricoltura che, per quanto mi riguarda, dai numeri che leggo, vale 575 miliardi di euro la produzione, vale 52 miliardi di euro all'export, che sono dei numeri importanti, ne fanno uno degli asset, forse il primo asset produttivo di questo paese, ed è evidente che questo asset deve svolgersi su dei territori che sono sicuri, quindi difesi dall'acqua, e che abbiano l'acqua a disposizione, ed entro quindi nel merito. Facendo un passaggio sul contesto dove operiamo, ha fatto bene lei a dire veniamo da lontano perché il primo elemento che manca è un elemento non della conoscenza, non dei dati, ma quello della cultura, A, della prevenzione, B, del fare. Se così non fosse, non avremmo contato quest'anno 6 miliardi di euro di danni all'agricoltura, mediamente, dati ufficiali della Protezione Civile, 7 miliardi di euro di danni per gli eccessi d'acqua, è un dato che deve denotare un senso di colpa e di inazione per poi arrivare ovviamente alla proposta. Il dato è questo, l'89% dell'acqua che cade, dobbiamo spendere moltissimi soldi per sollevarla e buttarla in mare, quindi renderla salata, non averla più a disposizione. E allora se è vero che l'85% del cibo è irriguo, è evidente che noi stiamo spendendo dei soldi per togliere risorse, energie, l'acqua al cibo. E quindi qui in qualche modo dobbiamo agire. Con Coldiretti Ambi ha predisposto e offerto al Paese una sfida di futuro, una sfida che io reputo assolutamente decisiva, che è l'altra faccia della sfida che affronta il generale quando deve andare a spegnere incendi su 42.000 ettari in questo Paese. Qual è la sfida? La sfida è quella di dare acqua e quindi bellezza a un territorio coltivato, ordinato, sicuro. Piano Laghetti, piano Bacini. 10.000 da realizzarne entro il 2030 come obiettivo. Su questo ne abbiamo 245 già pronti, quindi progetti esecutivi avanzati, attendono solo la sensibilità della classe di governo. Quanta acqua raccoglieranno? Oltre 700 milioni di metri cubi, la più grande diga in assoluto che si può realizzare. Sono pronti, si investono i soldi, si parte con le gare. È evidente che è un percorso che si è interrotto quando si è interrotta la consigliatura, eravamo arrivati proprio sull'onda dell'emozione, della siccità, dei danni, delle immagini che era stata creata anche dai media, si era arrivati e poi tutto il fenomeno si è interrotto, andrà ripreso in tutta fretta. Questi laghetti, questi bacini, sono dei bacini che hanno delle caratteristiche che credo vadano sottolineate e tento di farlo. Il primo dato, non vanno a interferire con la vita del fiume, di nessun fiume, sono bacini che andiamo a realizzare su torrenti collinari in genere, che sono torrenti asciutti per la gran parte dell'anno, poi si riempiono in alcuni momenti quando c'è un eccesso d'acqua, i cambiamenti climatici e le loro conseguenze, e quest'acqua diventa dannosa. Benissimo, noi la vogliamo raccogliere tutta quanta, per averla a disposizione di che cosa? Per averla a disposizione di tutta una serie di utilizzi. E credo che, forse gli amici dell'agricoltura mi perdoneranno quando vado a dire questo, ma questi laghetti che abbiamo immaginato creare in sintonia, cioè collegati tra di loro,
avranno tra la prima loro funzione sarà quella di dare l'acqua al potabile. Oggi noi siamo qui, ma a Viterbo stanno distribuendo acqua con le autobotti per la siccità. Oggi noi siamo qui in questa giornata e nel Foggiano, la città capoluogo, va bene, ha problemi di acqua potabile. Questi laghetti contengono quest'acqua che può essere, una volta affinata ovviamente, resa disponibile per gli usi potabili. Questi laghetti, collegati tra di loro o anche non collegati tra di loro, possono produrre energia. Oggi stiamo pagando un'energia oltre i 500 euro a megawattore. Beh, con il fotovoltaico galleggiante, senza consumare suolo, lei pensi che noi ancora oggi consumiamo, sono sempre dati ufficiali, Ministero dell'Ambiente, ISPRA, noi consumiamo 19 ettari di terra al giorno che vengono cementificati e asfaltati, ogni giorno. Nonostante la bolla immobiliare, noi continuiamo imperterriti rispetto a un modello di sviluppo obsoleto, far case, far capannoni anche dove non servono e non pensare mai a una rigenerazione. Beh, da questo punto di vista, questi pannelli fotovoltaici non li andiamo a mettere su terreno agricolo che deve invece continuare a produrre cibo, l'economia bellica ce l'ha insegnato. Questi laghetti, nel momento in cui si collegano tra di loro, sono in grado, con dei piccoli salti o dei medi salti, di produrre energia da idroelettrico, quindi fotovoltaico, galleggiante, quindi idroelettrico. Quest'acqua ha poi la funzione di ricaricare la falda. Il tema delle acque sotterranee è un tema che non è entrato nella cultura di questo paese, ma è importantissimo. Queste falde hanno bisogno d'acqua. Qui soltanto alla periferia di Roma, lago di Bracciano, lago Trasimeno, lago di Nemi, lago di Castel Gandolfo, stanno soffrendo, le immagini ce l'hanno fatto vedere in tutti gli aspetti. Beh, quello è un problema di falda. Questi laghetti rispondono anche a quell'esigenza, rispondono all'esigenza del cuneo salino, gli amici che esercitano attività produttiva lungo l'asse del Po e quindi dal Veneto fino ad arrivare al Piemonte, sanno che quest'anno per 20 km il grande fiume è stato penetrato dalle acque del mare, inquinando i terreni agricoli, togliendo economia, togliendo cibo, togliendo occupazione. Questi laghetti rispondono anche a questo. E infine rispondono all'esigenza di acqua per l'agricoltura irrigua del Made in Italy. Io credo quindi che sia veramente un'innovazione importante. L'essere questa progettualità pronta dà una mano al paese, perché diventa un patrimonio oggettivamente per questo paese. L'investimento, mi credo, essendo un investimento a chilometri zero, perché non andremo a pigliare pietre, cementi, nulla, verrà realizzato tutto con la stessa terra di scavo. Sono investimenti anche, i primi 245 interventi costano poco più di 3 miliardi di euro, quindi un investimento poliennale che lo Stato può fare nell'interesse complessivo del paese. Non le rispondo sulla parte innovazione perché mi ha fatto cenno del tempo, ma spero me ne darà l'opportunità. Faremo un secondo giro. Allora, vi volevo collegare col vice direttore Martina. Ci sente? Sì, molto bene. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi. Insomma, il binomio guerra-crisi alimentare in questo momento è molto forte. Pensiamo tutti anche alla storia delle navi, quelle che erano rimaste bloccate, che non sono riusciti a partire comunque nel totale, soprattutto per i paesi più poveri, senza dimenticare che sicuramente l'Europa soffre, ma ci sono dei paesi dell'Africa, ad esempio, che sono veramente in grande crisi, sottolineando anche un fatto che forse non tutti si ricordano, che le primavere arabe sono cominciate per il pane. Quindi, qual è l'impatto reale? Chi meglio di lei ce lo può raccontare di questo binomio guerra, crisi alimentare? E soprattutto, lei ha paura di una tenuta sociale di alcuni paesi? Intanto grazie per questo appuntamento, un saluto a tutti. Penso che sia molto importante ragionare anche della prospettiva italiana, del contesto agricolo alimentare italiano, guardandolo da un punto di vista più generale, quindi ragionare anche delle implicazioni geopolitiche comunque ampie che in qualche modo compromettono seriamente alcuni fattori decisivi anche dei sistemi agricoli territoriali alle nostre latitudini, penso che sia fondamentale. Ed è vero che, diciamo, prima del Covid,
forse questo aspetto, questa stretta correlazione non era molto evidente. E noi negli ultimi 2 anni, diciamo che tra Covid, conflitto e cambiamenti climatici strutturali che ormai si stanno sostanzialmente confermando nella loro, come dire, nel loro dato di fondo, siamo di fronte a scenari completamente nuovi. I problemi, diciamo, dei sistemi agricoli, alimentari, in particolare nella gestione dell'impatto climatico ambientale, non li scopriamo oggi, ma certamente in quest'ultimo periodo si sono intensificati. La guerra ha sostanzialmente reso evidente quello che già il Covid ci aveva detto, e cioè che i sistemi agricoli e alimentari hanno bisogno di trovare un nuovo equilibrio che non hanno o che hanno perso in qualche modo in passato. L'impatto della guerra sui prezzi, in particolare sui prezzi alimentari, penso che sia noto alla platea. Prima il Covid, poi la guerra hanno fatto schizzare in alto i prezzi agricoli e alimentari di base. I nostri indici rilevano mensilmente questo andamento. Negli ultimi 4 mesi, per fortuna, i prezzi si sono stabilizzati, anzi, tutto sommato sono anche diminuiti, ma non c'è alcun dubbio che se ragioniamo invece anno su anno noi vediamo un incremento significativo di questi prezzi. La questione energetica è la questione numero uno per l'impatto duplice che ha sui sistemi agricoli e alimentari. Da una parte, come è stato già detto, il costo dell'energia impatta direttamente sui sistemi agricoli e alimentari, e lo sapete benissimo voi. E dall'altra c'è un effetto che l'opinione pubblica non coglie, ma che noi cogliamo perfettamente, cioè che alcuni aumenti di input fondamentali, come ad esempio i fertilizzanti, stanno determinando uno sconvolgimento significativo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, vorrei dire. La situazione attuale oggi è una situazione di preoccupazione, che noi sappiamo che ci sono. Prima della guerra c'erano 50 paesi in via di sviluppo che per oltre il 30% ricevevano i loro cereali fondamentali da Russia e Ucraina. Queste settimane, in questi mesi, sappiamo tutti quello che è successo. Oggi, per fortuna, grazie all'accordo voluto insistentemente anche dalle Nazioni Unite, un po' di quei cereali dal Mar Nero si muovono, ma diciamo la preoccupazione numero uno che noi abbiamo è che l'effetto della crisi energetica, soprattutto nell'impatto sulla questione dei fertilizzanti, sarà ancora per un bel po' di tempo una grande sfida, in particolare per i paesi in via di sviluppo. E ci stiamo lavorando tanto insieme a tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite. È chiaro che c'è un quadrante delicatissimo che è quello del Mediterraneo, del Nord Africa, dell'Africa subsahariana. In qualche modo in questi paesi, quelli più a rischio, diciamo, si è anche determinato uno scenario per cui la diversificazione degli approvvigionamenti non è facile, ma una dinamica in questo senso si è aperta. Naturalmente noi sappiamo che però abbiamo di fronte sfide enormi. La fame nel mondo sta crescendo, l'impatto di questi grandi shock, prima quello sanitario, poi quello ambientale, adesso quello del conflitto, non è chiuso, anzi vorrei dire che se quest'anno abbiamo vissuto e stiamo vivendo un'emergenza di accessibilità alle materie agricole e alimentari, nonostante le produzioni non siano in calo, il rischio che abbiamo soprattutto per l'anno prossimo è un rischio di disponibilità.
E questo rischio è determinato principalmente dall'impatto dei cambiamenti climatici sulle produzioni. E qui l'ultimo accenno non può che essere alla necessità, secondo me, per ogni sistema agricolo alimentare, è stato già detto prima, avete giustamente messo a fuoco il grande tema della risorsa idrica. Noi abbiamo bisogno di fare un grande operativo salto di qualità ovunque nell'applicazione di tecnologie, innovazioni e scienza al servizio di un equilibrio nuovo dei sistemi agricoli e alimentari, ovviamente raccogliendo al massimo l'obiettivo della sostenibilità integrale. Oggi per fortuna ci sono tecnologie, saperi, applicazioni scientifiche che ci possono aiutare in questo senso. Per me il tema è quanto riusciamo a rendere questo balzo tecnologico, digitale, scientifico disponibile a quella sterminata rete di piccole e medie imprese di carattere familiare che costituiscono ovunque l'ossatura fondamentale di riferimento delle agricolture del pianeta. Queste tecnologie, queste innovazioni non possono rimanere appannaggio di pochi, devono essere messe a disposizione di tanti. E questo secondo me è il tema vero, che vuol dire ragionare delle comunità più periferiche, dei territori più complessi, di un sistema di piccole e medie imprese che spesso magari non ha la finanza e il capitale autonomo per concorrere a questo salto, e allora come si costruiscono nuovi strumenti che rendono possibile questo scatto in avanti. Penso che questo sia il nostro tema, perché è lì che troviamo la risposta al nodo della sostenibilità integrale. Per sostenibilità integrale davvero io intendo quello che abbiamo condiviso anche in questi mesi, cioè una piena sostenibilità sociale, economica, ambientale. Sociale, economica, ambientale. E credo che questo sia il nostro compito ad ogni livello, tanto a livello nazionale quanto a livello globale, internazionale. Grazie, grazie davvero del suo contributo. E adesso... Grazie a voi. Adesso volevo chiedere al segretario Gesmundo, noi ci siamo incontrati 2 giorni fa, proprio ho avuto il piacere di moderare un vostro evento, lì sono uscite delle tematiche molto forti. Quindi io vorrei un attimo riprenderle. La prima è, ci puoi spiegare quali sono le ricadute della crisi su tutta la filiera agroalimentare? E poi le faccio una domanda un po' così, la pizzico sul vivo. L'Europa ci sta aiutando o ci sta ostacolando? Allora, un po' di dati che possono fotografare così d'incanto la situazione della ricaduta di questa crisi energetica, crisi ai vari livelli. Noi abbiamo, secondo i nostri studi, 70.000 aziende agricole in Italia in piena crisi. Di queste 70.000 aziende abbiamo già censito il meccanismo per cui un'azienda su 10 sta chiudendo. Questo è un fatto molto importante, non solo dal punto di vista sociale, perché noi siamo gli assertori di un mix tra la necessità che l'agricoltura svolga un ruolo sociale, ma svolga soprattutto un grande ruolo per la difesa della nona di questo paese, perché qui si comincia a mettere in discussione la tenuta della nona del nostro paese, bisogna stare molto attenti. I costi aumentano, se uno pensa soltanto a quello dell'energia, del gas, 4 volte tanto. Un produttore di latte o un produttore di carne passa da cifre, una stalla media paga intorno agli 80-100 mila euro di energia elettrica fino a ieri, arrivano bollette di 500-600 mila euro. E questo significa che non ci sarà marginalità possibile, nonostante gli aumenti dei generi alimentari che possano coprire vicende di questa natura. Ecco quindi anche il richiamo di piazza a lasciar in qualche modo correre il meccanismo della autosufficienza energetica per le imprese, perché con i tetti, con la loro possibilità di produrre energia,
possiamo sicuramente dare una prima risposta, un primo grande colpo, un primo grande freno a questo tipo di rigaduta. E la crisi, per esempio, complessiva, anche quella legata alla siccità, ha aumentato praticamente di 9 miliardi il costo in più nelle tavole degli italiani. 9 miliardi sono una cifra astronomica, con cui famiglie che non bisogna necessariamente andare in Africa per poter sapere che ormai abbiamo un livello di povertà in questo paese che si era allungato a dismisura, lo dico da iperprivilegiato, dove una fetta sempre più piccola di persone riescono praticamente a vivere con grande agio e una larga fetta ormai del tessuto sociale di questo paese sta ai livelli proprio della fame. Ecco perché dovunque vado, io per esempio mi sono preso molti accidenti, ho sempre detto che un'attenzione come quella che è stata il reddito di cittadinanza con tutte le misure che praticamente dobbiamo, il salario minimo con tutte le ricadute, sì, capisco tutto quello che può essere il ragionamento che ci fanno gli economisti della finanza piuttosto che gli economisti della politica, però se non ci fosse stato praticamente questo tipo di sostegno per 4 milioni e mezzo di persone, non so come sarebbe andata e come potrebbe andare, cari amici, come potrebbe andare anche in un prossimo futuro. Perché quando ci sono 6-7 milioni di persone in Italia sull'orlo della fame, uno può fare le analisi così, tranquille, ma se si inizia non si sa come si finisce, no? Le generale queste cose l'avrà studiate probabilmente, c'hanno più carabinieri, benissimo, no, di più, ce ne vorranno praticamente talmente tanti che sarà possibile perché non ci stanno i soldi per i carabinieri e non ci sta soldi pure per mangiare, quindi qui dovremo capire un attimo come muoverci. Però detto questo faccio un esempio, io sono molto critico per esempio sul fatto che a fronte di questa crisi energetica abbiamo sviluppato il ragionamento se praticamente forare o meno, no, la tenuta, io dico che se qui cominciano a chiudere le imprese e arrivi a 1 milione di disoccupati, queste sono le previsioni che i sindacati ci danno, io prendo le vostre praticamente simulazioni. 1 milione di nuovi cassi integrati costano al paese 3 volte tanto lo scostamento di bilancio. Io vorrei che da ragionamenti, esercizi di politica finanziaria si cominciasse un po' a ragionare anche con esercizi di natura più politica che finanziaria. Dico questo perché, per carità, non sono l'assertore, sforiamo i bilanci, non è questo il ragionamento. C'è da dover però capire che anche il governo in carica può tecnicamente, perché da qui a 2 mesi, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, noi prima di novembre non saremo praticamente nel pieno dell'esercizio del nuovo governo. C'è un articolo della Costituzione, che è l'articolo 77, che consente ad un governo a camere sciolte di poter decretare su argomenti di emergenza. Credo che quello della crisi, se non è un elemento di emergenza questo, non ho capito quali possono essere gli elementi di emergenza. Però accanto a questo, vedi cara amica, ci sono anche delle altre questioni che hanno a che fare per esempio con questa ricaduta più generale. Io ho sentito tutti coloro che si sono in qualche modo impegnati prima di me in un ragionamento, tutti quanti corretti, però io aggiungo qualche piccola, praticamente, ulteriore nota di approfondimento. Se lei vuole sapere qual è la minaccia più grande che il sistema agricolo in questo paese sta vivendo, lo dico pure a piazza perché spero se ne impossessi il prima possibile, è il tema dei cibi sintetici. La carne sintetica, i polli sintetici, i maiali sintetici, i formaggi sintetici, le uova sintetiche. Ragazzi, attenzione, perché dietro questo tipo di vicenda che è assurda, figlia tra l'altro di un meccanismo
che ha una ricaduta, se mi consentite, quasi antropologica, perché 25-30 signori che sono i padroni della finanza di questo nostro globo, perché sono quell'1% di persone che hanno praticamente il 90% della ricchezza dell'intero pianeta, si sono riuniti da diversi anni e hanno deciso che dopo essere i padroni dell'high tech, ossia della comunicazione, dopo essersi impossessati delle medicine con Big Pharma, stanno in qualche modo pensando, riflettendo, mettendo miliardi di dollari sulla comunicazione, a come impossessarsi di una dieta unica alimentare planetaria. Allora parlavamo prima dei tuoi nipoti, io non ce l'ho i nipoti ma ho i figli. Dico, ma noi, no? Se non ci poniamo questo tema anche da una prospettiva politica e sociale, lo dico soprattutto a Martina perché spero di essere smentito, Maurizio, però sai, alcuni voci dicono che questa deriva sul cibo sintetico è una deriva che in qualche modo ha accoglienza, diciamo, nei vari corridoi che popolano pure la storia della FAO, c'è qualcuno che la vede come una cosa fattibile, possibile, in qualche modo anche che possa dare rimedio a meccanismi come quelli della fame nel mondo e così via. Te lo dico perché vorrei essere smentito, so della tua trasparenza, della tua onestà intellettuale, della tua durezza su alcune vicende, però quando alcuni uccellini dicono guardate che pure in FAO c'è praticamente una sorta di primo, non a proprio innamoramento, ma di una prima fase, diciamo, ah, ma guarda, ma questi potrebbero proporci dentro dei bioreattori, della carne per tutti, dei formaggi per tutti, ma perché non ragionarci sopra? Già il solo ragionarci significa praticamente entrare in una spirale folle, folle, senza poi sottintendere la ricaduta politica che si porta dietro una cosa di questo tipo. Ma noi possiamo consegnare il pianeta a 25-30 persone? Ma mica staremo scherzando. E questo è un tema, caro Piazza, che deve essere il tema che apre qualsiasi. Perché guarda, se passa il cibo, non esiste più manco l'empaglia, non esiste più la Coldiretti, perché non esisteranno più i coltivatori. Allora, questa è una prima minaccia, ti chiedo scusa perché poi non faccio, non entro nel secondo giro. Passo però all'Europa. Ecco. Questa minaccia, non so quanto volontariamente, e spero di no, o quanto involontariamente, l'Europa la sta in qualche modo sostenendo. Noi abbiamo il campione di questo tipo di vicenda, che è un certo Timmermans, l'avrete sicuramente sentito nominare, credo di sì, l'ex ministro dell'Agricoltura, forse avrà avuto anche questo piacere di conoscerlo. Un calvinista convinto, quindi forte delle idee che tutto ciò che porta progresso magari al suo popolo è una vicenda che gli permette di poter mutare la sua predestinazione, secondo me alla dannazione, però sembra che con le opere questa religione dia la possibilità di potersi salvare, però sono problemi, capito, di chi crede. Dico semplicemente una cosa, questo signore sta imponendo, Maurizio, una miniaturizzazione dell'agricoltura europea e innanzitutto uno veramente spargimento di sangue dell'agricoltura mediterranea, perché quando comincia a fare delle direttive sui pesticidi, prima parlavamo per esempio della mangimistica, per i quali tu che vieni dalla pianura padana, con quella direttiva lì non si può più coltivare il mais in Italia, ragazzi, questo è un pensiero ancora globalista. Non sono entrati questi nostri amici di Bruxelles nella stagione della deglobalizzazione. Il mondo è cambiato, perché se uno pensa che à la carte compro il grano in Ucraina, abbiamo visto come lo compro il grano in Ucraina. No, però guardate, no, il mais lo prendo però tra la Bielorussia, se possono fare più sti ragionamenti? C'è ancora qualcuno che immagina che sia possibile fare ragionamenti di questo tipo? E l'Europa non ci sta aiutando. Questo signore, io per brevità di linguaggio, insomma, l'ho messo lì al centro, proprio la sua sagoma,
la metto al centro praticamente dei sonni che qualche volta rischio di perdere, perché guarda quello che sta facendo sugli allevamenti. Se uno ha più di 90 capi, tra poco dovrà praticamente fare, rispetto alla propria stalla, delle azioni come un'industria iperinquinante. Quando stiamo dimostrando che con le deiezioni animale, se noi creiamo biogas e questo biogas lo trasformiamo poi in biometano, in tante nostre imprese agricole, cari amici, abbiamo aperto le colonnine della distribuzione del metano anche al pubblico. Con i trattori che stanno venendo fuori a biometano, probabilmente tra poco nelle stalle chi produce biometano, siano esse anche imprese piccole tra di loro, metteranno il carburante direttamente prodotto, capito, dalle proprie stalle. Non so se ci rendiamo conto che grande partita. Sempre rispetto a questo c'è un'altra volata, e qui proprio mi taccio, che è quella per esempio dei cibi iperprocessati. Attenzione, qui noi siamo nelle mani, anche in questo paese, te lo dico a te che sei un grande sindacalista, lo dico al mio amico Rota, anch'esso grande sindacalista, che, attenzione, qui sono state provate delle sigle che stanno in mano a 3-4 multinazionali, che se ne fregano ormai di produrre attraverso cicli naturali, cibi o bevande. Qui con la logica del senza e dell'aspartame messo dentro, che non si sa quali sono poi le ricadute per gli organismi umani, si stanno consumando vicende che poi portano alla logica conseguenza del Nutri-Score, che è un altro vettore che serve a tirare la strada a quello che io dico è il male dei mali. Il maligno si è ormai, te lo dico a te Rota che sei una persona di fede, il maligno si è in qualche modo impossessato di questa logica del cibo sintetico. E il Nutri-Score è un vettore. Ma per voi è immaginabile che la Diet Coke abbia un semaforo verde così e l'olio extravergine d'oliva sta sul giallo e sul rosso? Ma mica staremo scherzando. Non stiamo scherzando, perché serviranno meno carabinieri ambientali se passa la logica di Timmermans. Ecco, allora vi riconvertirete rispetto a questo, però già vi dico che una parte del mestiere che svolgete verrà meno. Noi verremo meno, perché non avendoci più imprenditori agricoli, che dobbiamo fare? E però viene meno, pure, può fermare, viene pure meno l'impatto. Basta, grazie, scusate. Parlato, qualcuno poi da Bruxelles ha chiamato, quindi vuol dire che qualcuno ascolta. Ma meno quindi, male, insomma, meno male. No? Io sono felicissimo, perché quello che non sa fare la politica in questo momento, te lo dico subito, perché se vedo, Maurizio lo sa, Martina lo sa, se vedono Timmermans in lontananza, se la fanno sotto i politici europei, tutti, perché nessuno sa, ma questo è il vero presidente della Unione Europea, non è la von der Leyen, ormai lo scettro di presidente gliel'ha tolto di fatto. Chiediamo a Martina se è così, insomma lei la vede così. Auguri Maurizio. Divertente. Cioè, dovrei dirle che se è così o meno, no, non lo so, sinceramente. Come non lo sai? Come non lo sai? Quello che posso dire è che rispetto alla questione delicatissima dei cibi sintetici, Enzo Gesmondo, dal mio punto di vista, ha molto ragione a segnalare l'allarme. Ne abbiamo anche molto parlato qui. È evidente che ci sarà, prima o poi, un nodo da superare rispetto a questo. Quello che posso dirvi è che però le linee di condotta, in particolare di questa organizzazione, rispetto a questo sono molto chiare. Il nostro compito è quello di lavorare sui sistemi agricoli e alimentari. Il nostro compito è quello di lavorare per il sostegno delle agricolture familiari ad ogni latitudine. Spiegare a una famiglia contadina dei paesi in via di sviluppo che il futuro è il cibo sintetico, vi posso assicurare che è molto difficile. Bravo. Noi non ci proviamo di sicuro, noi lavoriamo su un altro fronte, che è quello di costruire le condizioni perché quella famiglia possa vivere del lavoro che fa.
del lavoro che riesce a garantirsi. Certo, dentro una prospettiva anche di innovazione che non può essere esclusa. In tanta parte di questi paesi l'impatto di tre grandi crisi di siccità sta sconvolgendo i già sistemi fragili che in cui vivono ogni giorno. Se noi ad esempio lì non interveniamo per aiutare loro, ad esempio con colture più resistenti alla siccità, noi avremo una lenta inesorabile desertificazione di milioni e milioni di ettari, e questo riguarda anche il quadrante mediterraneo, come noi sappiamo benissimo. Sull'Europa non devo dire io capisco perfettamente quello che è stato segnalato, cioè il rischio che alcune strategie importanti di trasformazione ecologico-ambientale rischiano di impattare pesantemente, e ci vuole un'aderenza di politiche, di strumenti per rendere possibili queste cose e non viverle come un problema e non invece come un'opportunità, come invece dovrebbero essere. Quindi l'allarme va colto, non c'è dubbio. Grazie, grazie. Abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di produzione, allora chi meglio del segretario Mantegazza ci può raccontare invece lo stato di salute dei lavoratori, perché comunque per produrre ci deve essere chi lavora. Ecco, come siamo messi nel nostro paese? Beh, con una battuta possiamo dire che lo stato di salute è cagionevole. Scherzi a parte, perché poi bisogna sempre ritrovare il sorriso. La situazione è veramente complessa. Per i prezzi dell'energia fuori controllo, per un carrello della spesa che è aumentato del 10%. E questi aumenti di prezzi si ribaltano sulle persone, sui lavoratori dipendenti in maniera disuguale. Chi ha un reddito più basso soffre di più. Bravo. Soffre di più perché energia e cibo, che sono ovviamente i due acquisti fondamentali di chi ha un reddito più basso, e di conseguenza siamo in un contesto molto, molto complesso. Alle nostre controparti, parlo quando siamo seduti al tavolo sindacale, noi non possiamo rimproverare nulla. Noi abbiamo rinnovato tutti e 17 i contratti nazionali del settore agroalimentare, 90 contratti provinciali del settore agricolo, e quindi da questo punto di vista evidentemente c'è un sistema di relazioni sindacali che funziona bene, c'è un senso di responsabilità anche delle imprese che è importante. E rimane però il fatto, che questi incrementi, è come se avessero, questi incrementi dovuti all'inflazione, è come se avessero portato via quasi una mensilità, diciamo, alle persone, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati. E quindi c'è un contesto che bisogna affrontare. Il governo Draghi fino adesso non ha fatto esattamente quello che gli ha chiesto il sindacato, d'altronde non era neanche ragionevole immaginarsi questo, però con tutti i decreti che sono stati messi in campo, circa 50 miliardi fino adesso sono stati restituiti al sistema delle imprese e al sistema del lavoro. Sul versante dello scostamento, io mi permetterei di fare una proposta di buonsenso, cogliendo anche insomma, le indicazioni, i segnali di dolore che venivano dati. Fino adesso il governo Draghi che cosa ha fatto? Ha riversato sul sistema delle imprese e del lavoro le risorse che sono venute dalla maggiore tassazione. Adesso, nel prossimo decreto di cui si parla, vengono messe in gioco le risorse, le maggiori entrate di luglio e agosto. Prendiamoci anche quelle di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Che sono stimabili, quindi non è uno scostamento per sempre, no? È uno scostamento legato alla fine dell'anno, dopo si torna più o meno in pari. Questa potrebbe essere un'ipotesi di buon senso, né di destra né di sinistra, per far fronte ad un'emergenza che è oggettiva, che riguarda le imprese e che riguarda il lavoro. Poi ci sono le situazioni di carattere più strutturale, di cui si è parlato, e anch'io voglio aggiungere qualcosa. A differenza di Enzo, io penso male. Quindi lui dice, ma non lo so l'Europa se pensa male o se lo fa per errore. Io penso male. Perché penso male?
perché tutte le volte che sono state fatte delle scelte, come dire, di carattere etico in Europa, e ne sono state fatte tante, noi abbiamo pagato un prezzo di gran lunga superiore a quello che hanno pagato tutti gli altri paesi. Lo zucchero, il tabacco, la pesca, siamo costretti a pescare nel Mediterraneo con delle regole che tutte le altre marinerie dei paesi rivieraschi giapponesi che vengono a pescare nel Mediterraneo non devono applicare, e quindi stiamo uccidendo la marineria italiana. La stessa cosa vale adesso con l'operazione che è stata fatta sugli anticrittogamici e sui pesticidi. L'Italia è un paese virtuoso da questo punto di vista, perché noi negli ultimi 5 anni abbiamo diminuito l'uso di pesticidi e di anticrittogamici a parità di produzione e di occupazione. Quindi il fatto che poi qualcuno ci obblighi a andare oltre senza essere supportato in questo andare oltre dalla scienza e dalla tecnica è evidentemente un qualche cosa che viene a danno delle nostre produzioni e di conseguenza non solo a danno delle nostre produzioni ma anche del lavoro, perché se chiudono le aziende evidentemente che mettiamo in cassa integrazione le persone o che le tuteliamo col reddito di cittadinanza, comunque è del tutto evidente che facciamo un passo indietro. Due sottolineature importanti rispetto anche ai ragionamenti che sono stati fatti fino adesso. Uno è quello che riguarda il tema dell'energia. Noi ci troviamo a vivere una serie di cortocircuiti a proposito di energia. Primo, perché l'Europa è lenta. Secondo, perché anche noi siamo pieni di contraddizioni. Allora, tutti si riempiono la bocca di pannelli fotovoltaici, di idroelettrico e di quant'altro, poi però gli intralci burocratici, i vincoli paesaggistici, eccetera, eccetera, non si toccano. Adesso, io faccio una domanda retorica a tutti quanti noi. Quando sono stati piantati i pali per portare l'energia nelle case, qualcuno si è domandato se erano belli o brutti? Nessuno, perché ovviamente la cosa più importante era portare l'energia, no? La luce, l'elettricità nelle case degli italiani. I pannelli fotovoltaici, le pale, non sono belle o brutte, fanno parte del paesaggio del 2022. Nel senso, dobbiamo abituarci, dobbiamo convincere le persone che parliamo di una condizione ordinaria. Abbiamo bisogno di energia, l'energia non la vogliamo, ed è giusto che sia così, non la vogliamo fossile, ebbene, allora se la prendiamo dal sole, se la prendiamo dal vento, bisogna fare un passaggio culturale su questa partita qui. E bisogna, il 70% di questo paese ha dei vincoli paesaggistici e ambientali. Che vogliamo fare nella vita? O ci teniamo i vincoli e però allora diciamo che l'energia fotovoltaica non ci interessa, oppure facciamo altre scelte. E potrei proseguire su questo versante perché trovo scandaloso una normativa europea che vincola le imprese agricole a come dire, mettere i pannelli sui capannoni soltanto fino alla quantità prevista per l'autoconsumo. L'altra questione è quella dell'acqua, anche qui voglio fare una battuta molto veloce, perché energia e acqua sono lavoro, sono reddito, sono ricchezza per le imprese, ma sono reddito per le persone che rappresentiamo noi, cioè questo è un binomio inscindibile ovviamente. Acqua, non facciamoci fregare da chi dice che il problema si risolve facendoci una doccia in meno o evitando di innaffiare i fiori sui balconi, non si risolve così. Il problema dell'acqua si risolve affrontandolo nella maniera che veniva indicata. Prima questione, i laghetti che sono stati citati, l'uso delle acque reflue, come avviene in tanti altri paesi, mettere mano a un sistema idrico che fa, non si può dire acqua perché è una contraddizione, da tutte le parti, però questo è quello che dobbiamo fare e anche da questo punto di vista siamo in ritardo. E concludo perché mi viene fatto segno e quindi io, a differenza di Enzo, sono io sono un indisciplinato, sono preciso. No, concludo dicendo questo, che battute a parte, scherzi a parte, stiamo vivendo un momento molto complicato, un momento molto difficile, con un margine di incertezza elevato sul futuro del paese, e credo che
in un momento come questo il ruolo delle forze sociali, del sindacato e delle imprese sia quanto mai fondamentale. E quindi da qui anche l'invito a continuare questi momenti di confronto e a cercare anche insieme di lavorare per far sì che il governo che ci sarà e quando ci sarà in Italia e la Commissione europea sia più attenta alle nostre esigenze e alle nostre richieste. Grazie. Adesso volevo chiedere a questo punto al Capo di Stato Maggiore come state operando per la tutela sia del territorio che del settore agroalimentare. Intanto grazie al Presidente per avermi invitato. Io mi sento il meno indigeno in questo panel. Forse devo avvicinare, ecco. Mi sento, dicevo, il più estraneo, diciamo, a questa, apparentemente potrei sembrare il più estraneo a questo pannello, però voglio portare un messaggio positivo rispetto alle sfide che ci attendono per il futuro, proprio rispondendo alla domanda della dottoressa Landau. Noi abbiamo fatto nel 2017 i carabinieri con la legge Madia, nel 2017 abbiamo fatto una grandissima operazione che oserei definire un'operazione di futuribile sotto il profilo anche culturale. Abbiamo unito una forza di polizia con una grande struttura organizzativa a un grosso patrimonio di competenze ambientali che è quello della Guardia del Corpo Forestale dello Stato. Non è stato semplice perché in questo paese, ecco, una delle grandi difficoltà, oltre ai vincoli, alle rigidità, ci sono la burocrazia e c'è anche un'infinità di enti, di organismi che tendono ad autoriconoscersi negando anche l'utilità e l'identità degli altri enti ed organismi e quindi avendo anche meno voglia di dialogare, di colloquiare, di fare rete, di fare sistema. Noi con la Forestale ci siamo riusciti e abbiamo creato una struttura di tutela ambientale a 360 gradi che è un esperimento unico al mondo. Siamo una forza di polizia per la tutela ambientale che è intorno a quattro pilastri che sono i pilastri della tutela forestale dei parchi, della tutela della biodiversità, della tutela ambientale e della transizione ecologica, ancora di più utile oggi che abbiamo a che fare con una sfida che è quella dell'attuazione del PNRR, che non è una sfida semplice, è quella della tutela dell'agricoltura, per il quale siamo impegnati a anche districarci in mezzo a tutte le leggi, le normative. Ha fatto bene il segretario Gesmundo a sollevare un problema, perché è vero, sono importanti i controlli, è importante il richiamo alla legalità, però ci vogliono delle norme che siano anche rispettose delle peculiarità territoriali, delle peculiarità dei sistemi produttivi, del patrimonio alimentare, agricolo di ciascuna nazione. Io ieri sentivo dire dal nostro comandante della tutela agroalimentare, il generale Melis, che ha partecipato ad un convegno di produttori di vino, adesso non so esattamente, perdonatemi questa superficialità nel riportare questa cosa, dove addirittura si parlava di un tema, io la prima volta che lo sentivo, perché pare che c'è in Europa un filone molto forte che vuole imporre sulle etichette del vino la dicitura gravemente dannoso per la salute come per le sigarette. Sempre vino. Allora qui siamo di fronte, diciamo, anche a una esigenza di produzione normativa che sulla quale intervenga la politica, quella la politica di sviluppo, la politica del futuro. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo creato questa struttura, l'abbiamo divisa in questi quattro settori, abbiamo specializzato il nostro personale, abbiamo acquisito la specializzazione della forestale e abbiamo la fortuna di operare con una rete capillare, quella che si aggiunge alle nostre stazioni territoriali che si stanno integrando
nella difesa, nell'attività di difesa della, dell'ambiente, della natura, dell'agricoltura. Tant'è che noi in tutti i programmi di formazione, adesso abbiamo i carabinieri, li formiamo allo stesso modo, carabinieri forestali e carabinieri, diciamo, del ruolo normale, ma in tutti i programmi di formazione dei carabinieri di base abbiamo ampliato e stiamo continuamente ampliando la formazione in materia ambientale, in materia di tutela ambientale, in materia di tutela delle norme che producono il nostro alimentare, le nostra, la nostra produzione agricola, in modo tale da avere fra qualche anno, quando questo processo di integrazione si sarà completato, una forza, i carabinieri, che è una forza di polizia a competenza generale, che opera prevalentemente per la tutela dell'ambiente. Ma per lanciare, diciamo, e concludo, noi credo che facciamo di più, perché noi dobbiamo costruire anche le nuove generazioni a utilizzare l'ambiente e a progettare e attivare sistemi produttivi virtuosi. Io mi ha colpito profondamente, qui si parla di risorse idriche, noi siamo, diciamo, la pecora nera forse dell'Europa, perché ho addirittura scoperto che noi riusciamo a recuperare il 10% dell'acqua pluviale, quando la Spagna ne recupera addirittura il 50%. Assolutamente sì. Produciamo, diciamo, una media di 1500 metri cubi al secondo come capacità produttiva, però già le esigenze che assorbiamo è da tempo di molto superiore, arriviamo quasi a 2000 metri cubi al secondo, per cui però abbiamo degli esempi virtuosi. Noi abbiamo nelle foreste casentinesi la diga di Ritracoli, che è un bacino che serve 1 milione di abitanti delle province di Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e tutti i turisti della costiera romagnola, che quest'anno, nel 2022, in presenza di una crisi idrica enorme, ha mantenuto costante il suo livello e ha fatto in modo che non ci fosse nessun problema. Chiudo dicendo, ecco, quello che facciamo di più. Noi facciamo educazione ambientale nelle scuole. E facendo educazione ambientale nelle scuole, ma educazione ambientale e formazione ambientale anche con paesi stranieri e con le polizie dei paesi stranieri, creiamo una, abbiamo l'ambizione di creare, oltre che di fare rete in un sistema di dimensioni internazionali, creare quella cultura che servirà, diciamo, per superare automaticamente, istintivamente, moltissime difficoltà. E chiudo e vi devo dire una, faccio una riflessione. Impariamo dalle nuove generazioni, dai giovani, soprattutto delle scuole elementari e delle scuole medie, impariamo tantissime cose e impariamo soprattutto il fatto che i comportamenti virtuosi loro li hanno, diciamo, li posseggono istintivamente. Siamo noi che tante volte, con tutto un sistema, una struttura di un appesantimento e anche delle esigenze forse di produzione che devono essere riviste, li conduciamo spesso sulla cattiva strada. Grazie. Al segretario squilla il cellulare, secondo me no, l'altra volta a Bruxelles, che l'ho vista che già... In una battuta gliel'avevo promesso, il ruolo della tecnologia e poi chiudiamo. Tecnologia e l'innovazione, secondo noi, è una delle risposte importanti alle tematiche alte che hanno posto tutti gli interlocutori che mi hanno preceduto e il segretario Gesmundo in particolare, quando citava il Timmermans e il pensiero chimico unico, di fatto. E le Goccia Verde, un manuale di certificazione volontaria controllato da terzi, lo stiamo già sperimentando con delle OP in tutto il paese, certificheremo ai cittadini l'uso sostenibile della risorsa. Il Reframe, Martina, nel 2015 ebbe la possibilità di verificare la prima versione di Reframe, un sistema di consiglio irriguo, aveva consentito al paese di risparmiare in sole 3 regioni oltre 500 milioni di metri cubi di acqua. L'innovazione è la risposta a tutte queste grandi tematiche e ovviamente per quanto ci riguarda siamo sul fronte, ma lo siamo con delle alleanze strategiche, il mondo dell'agricoltura e il mondo della rappresentanza del lavoro.
Grazie, grazie davvero per questa chiacchierata a tutti i partecipanti, grazie a voi che ci avete seguito e tantissimi che si sono collegati da remoto.